Samp Fuzzal 2-2, bellissima gara, questa che chiude la terza giornata, Super 5. Andiamo da passante. Buonasera. Buonasera. Bellissima gara, ragazzi, 2-2 in parità. Tante occasioni da parte vostra nella seconda parte di primo tempo, molto bravo il portiere. Sì, non riusciamo a concretizzare, però insomma, è dura, molto dura. Loro sono ostici, lottano su ogni palla. Molto, molto, però insomma ci facciamo. Va bene, sì. Un secondo tempo. Grazie. Adesso andiamo a parlare con Sergio. No, Sergio, ricordami Giorgio. Il cognome, Giorgio. Giorgio. Giorgio, 2-2, bellissima gara, bene. Un gol per te, sì. Molto bene, soprattutto nella prima parte del primo tempo, poi avete sofferto un po'. Sì, sì, siamo abbastanza stanchi perché il maestro ci ha messo alle 11 stasera, noi siamo tutti lavoratori. Il maestro lavoratori. Sarebbe? Maestro Massimo, che sta lì che ci sta riprendendo, quindi niente, siamo un po' tutti stanchi, però ce la stiamo giocando, dai. Va bene, in bocca al lupo. Grazie. Anche a voi ragazzi, ciao. A dopo per l'intervista. Siamo nel post partita del match Sampdoria Fuzzal Napoli, vince la Fuzzal 5-3, viene in campo Fabio Chieffo, autore di una splendida tripletta, la mia destra, non da meno l'estremo difensore della Samp, Mastro Giovanni, autore di davvero tantissimi interventi, strepitoso tu. Parliamo prima con te, è stata una bella partita, una Samp. Sì, diciamo che siamo stati in partita fino alla fine, poi sono usciti anche loro, diciamo che tecnicamente sono quello che sono, e abbiamo provato a dare tutto, perché mancava Cassese, che è una buona notizia, quindi abbiamo giocato con un minimo di calcio, però diciamo noi siamo qua per divertirci e cose. Stasera abbiamo giocato bene contro loro, che comunque sono fortissimi, abbiamo retto diciamo tutta la partita, loro sono usciti, loro che sono più bravi, però noi penso abbiamo onorato il campo un po'. Io per errori individuali nel calcio a 5 ci sta, loro sono più tecnici, hanno giocato tutta la partita, noi abbiamo provato a fare quello che possiamo, un po' io, un po' i miei compagni, abbiamo retto la partita. Comunque non ce ne siamo contenti, perché rispetto ad altre partite abbiamo giocato molto di più, con molta più intensità. Con l'avversario di livello avete giocato molto meglio. Con l'avversario più scarso, nel senso meno competitivi come loro, che comunque sono tra i più forti, sono i più forti. Proviamo a giocare sempre così, con una squadra nuova, comunque mancavano, rispetto alla Sampdoria originale, mancavano tanti elementi, però Giorgio e Alessio stanno giocando benissimo. Al di là del risultato, ci prendiamo la prestazione tutti quanti e facciamo gli auguri ad Aldo, che oggi è compleanno, e complimenti a loro che hanno vinto. Va bene, ti ciao. Saluto. Grazie. Ciao. Ciao. Adesso parliamo con Fabio. Un attimo le chiavi. Fabio, grande partita, una partita possiamo dire il riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa. Tu, se non sbaglio, eri assente in quella circostanza, anche passante. Non a caso fosse i due migliori da parte della tua squadra, però al di là di questo ci voleva un punto di scatto, perché è sempre brutto perdere, soprattutto in maniera ampia. Sì, infatti la settimana scorsa eravamo rimaneggiati e siamo pure stati sfortunati a beccare forse uno degli avversari più forti, tosti. E infatti poi hanno dilagato. Oggi eravamo un po' appannati, però merito anche degli avversari che ci pensavano alti, anche il portiere, Poi il portiere loro, un po' noi eravamo poco lucidi sotto porta e abbiamo rischiato quasi di pareggiare la partita, di buttare altri due punti pure oggi. Su 3-3. Sì, e eravamo pure calati fisicamente, sembrava quasi che ci stesse sfuggendo la partita di mano, poi fortunatamente alla fine in pochi minuti abbiamo fatto due gol, poi alla fine giusto un po' di possesso, perché veramente eravamo stremati. Senza cambi anche. Sì, e diciamo che noi usiamo sempre questa politica senza cambi, che giustamente poi a quest'ora fare anche la sostituzione tardi, anche per mettere un po' di minuti nelle gambe, visto che non è che siamo al top, e diciamo che rischiamo a volte una settimana scorsa e rimaniamo in tre, stasera pure i 20 minuti sono fermato, quindi poi rimane solo il possesso da fare a fine partita. Vabbè Fabio, una dedica particolare per questa tua La dedichiamo sempre a Francesco Galliero, che è da un po' che ci ha abbandonato, che non viene neanche più a seguirci un po' di partite. Quindi dobbiamo tirare un po' le orecchie. Va bene, lo salutiamo e lo aspettiamo qui sui campi Kennedy. Va bene. Ciao ragazzi.